Ciao, siamo Serena e Matteo, ci siamo sposati il 7 agosto 2021 a Pognana, sopra Fivizzano, e poi abbiamo fatto ricevimento a Villa Brignole. Il nostro matrimonio è stato rimandato a causa Covid, dovevamo sposarci l'8 agosto 2020 e poi abbiamo rimandato al 2021. Per il servizio di foto e video abbiamo scelto Stefano Martelli e siamo rimasti molto molto soddisfatti della nostra Assolutamente scelta. sì. Gli invitati si sono accorti molto poco della sua presenza, non è stato per niente invadente, questa cosa ci è piaciuta tantissimo Hanno perché fatto proprio i complimenti sì, ci hanno per fatto i questa cosa. complimenti, perché solitamente i fotografi sono anche molto invadenti, invece lui è stato molto, molto discreto, si è visto poco, come una presenza nascosta all'interno della cerimonia, del ricevimento e tutto. Oggi siamo venuti in studio da Stefano per vedere il lavoro che ha preparato per noi. E abbiamo visto il video, abbiamo visto una raccolta di foto, bellissime devo dire, perché ha saputo anche raccogliere, immortalare diciamo, i momenti più significativi. E quindi riguardandolo l'emozione non la potevi frenare, infatti. Sì, in effetti c'erano dei I momenti fazzoletti. che non pensavo che Stefano avesse colto e mi ha fatto molto piacere, momenti con i miei amici, con i miei familiari che avevo un dubbio che non ci fossero, invece No, ci no, sono siamo stati. rimasti soddisfatti proprio per queste piccole cose che ha saputo Senza cogliere. vederlo Senza c'era. vederlo c'era, esatto. Stefano l'abbiamo conosciuto tramite i social con la sua pubblicità e non appena ho visto l'annuncio l'ho subito contattato. Quello che ci ha incuriositi di più di Stefano è il servizio ibrido, quindi la possibilità di avere sia foto che video con un unico operatore, quindi Stefano è sia fotografo che videomaker praticamente in un unico soggetto, ecco. Per due come noi molto riservati, che malvolentieri, specialmente io, stanno davanti alla telecamera, avere l'opportunità di fare foto e video senza nemmeno accorgersene È vero. è stato molto molto importante. Confermo. Stefano, oltre ad essere un bravissimo professionista, è anche una persona che merita davvero perché è molto disponibile, per esempio anche per il fatto che abbiamo dovuto rimandare il matrimonio dal 2020 al 2021, è stato molto comprensivo e ci ha dato possibilità di scelta anche riguardo alla data nuova e massima disponibilità su questo punto di vista. A me aveva colpito il fatto che Stefano ha la mia stessa età e allora avevo detto perché no, È vero. non scegliere qualcuno che si butta in questo mondo Mestiere. imprenditoriale difficile. Abbiamo azzeccato la scelta perché è Esatto. disponibile, E mette proprio comprensivo. tantissima passione nel suo Sì, lavoro, quindi questo ci ha colpito anche col servizio tantissimo. prematrimoniale si è spostato dove preferivamo noi, volevamo una cosa un po' Sì, è diversa. vero, Non ha fatto obiezioni. Sì, la nostra scelta è stata è vero. Azzeccata. azzeccata. Sicuramente consigliamo il servizio ibrido di Stefano per tanti motivi, perché soprattutto avrete a che fare, diciamo, con un'unica persona. Sì, ha il massimo risultato alla portata di tutti perché lui riesce a fare tutto da solo e di conseguenza c'è meno personale da pagare, ma comunque non vuol dire che i risultati siano minori. Anzi. Anzi. Anzi, secondo me, il fatto che lui sia da solo, sempre parlando della discrezione, del fatto che lui neanche ti accorgi che c'è a farti le foto, il video, non ti mette pressione, non ti mette È soggezione, vero. perciò è consigliabile a chiunque alla portata di tutti e si ha i soliti risultati, se non di più. Ringraziamo Stefano e mi raccomando, guardate il suo annuncio, il suo servizio, informatevi se siete in procinto di sposarvi. Ciao a tutti.